Schiacciarti di storie. Pinacoteca Pasinetti, Lubo Noris, Pieve San Pancrazio, Museo Bergami, Ma Santa Maria Assunta, Museo Lecchi. Padre è un negoziante di tessuti, mentre la madre è una colta nobildonna di Castiglione, ed è proprio la madre che spinge il figlio Giovanni a proseguire negli studi, perché il padre avrebbe voluto che lui iniziasse subito a lavorare, mentre la madre lo convince a continuare a studiare. Così Giovanni Treccani inizialmente studia ad un posto di collegio Bagatta, poi si sposta a Brescia per era parte di una cosa borsa destra, quindi era un documento della estense, del carriere estense. Soltanto che con le conquiste napoleoniche, Napoleone ha trafugato i documenti, ma portato in Francia, ed è rimasto solo in Francia fino all'epoca di Treccani. Gentile propone a Treccani di spendere il suo patrimonio per acquistarlo, è la casa di Treccani. Sopra c'era la casa di Treccani e sotto la farmacia del fratello di Treccani, che è questo signore Giuseppe Treccani. Non so se vi siete resi conto, appena uscite dal museo, la gelateria che vedete appena usciti a destra, adesso c'è la gelateria, però all'epoca c'era la farmacia, col palazzo che vedete c'era a 200 metri a destra. E, ovviamente adesso non è più un piano, però è ancora ricordata dalla palazzo del Cani, perché è storico, è stato palazzo storico, quindi è stato anche disponibilizzato dalla parte dei Cani, quindi effettivamente è più ancora così. Un po' di pubblicità. Ho preferito le evoluzioni per mandarsi le fatture di giorno con le evoluzioni circolari, il taglio di ospitali, non preso in tutto, la protezione di nuove coscienze così meno. Se io potrei usare la stessa relazione, se c'è tutto il nostro punto di evoluzione. Questo è il file. Sorridi. Non sarà che se entro in tanta sofferenza. Anzi, vuoi leggere i giornali intanto, no? Vieni qua, qui sei libero. Soncini, quindi la famiglia della madre di Gaetano Bonolis. Mentre questo sulla destra, con i sei colli, è lo stemma del municipio di Montichiari. Ed è proprio dall'unione di questi due stemmi che Gaetano Bonolis crea il proprio. Vedete questo stemma a forma di scudo che ce l'ha in alto. E vi faccio notare che è completato da un elmo di armatura e da una corona. La corona fa riferimento a Umberto I di Savoia, il sovrano che dona a Gaetano Bonolis il titolo nobiliare, quindi diventa un oggetto. Le pace ci tormenterà tutta la vita, perché lo troveremo in tantissime varianti, dipinto, scolpito, anche alla base del pozzo, inciso addirittura nel libro. Quindi veramente le varianti sono, come dice, così risaliti proprio da qui. Tutte, esatto, tutte le scale con la pianta medievale, la stanza. Vedi, vedi un secondo il panorama di esterno.
Vieni, vieni fino a qua, eh. Vedi la cupola della chiesa. Sembra un pezzettino. Cattedrale. Vieni. C'è un altro dipinto qua nascosto nella porta. Sì, il dipinto prosegue. The lens inside usually on the blocky zone give better deepness of vision and on a relief you have a better imaging. I wish you.